Ok, andremo a parlare questa settimana della spesa, di come imparare a leggere le etichette, dei grassi e delle porzioni. Siamo abituati a comprare più cibo di quello che realmente necessitiamo. Sono aumentate le vendite nei supermercati. E questo è perché abbiamo la comodità di trovare tutti i prodotti che ci servono nello stesso luogo, cioè dentro il supermercato troviamo tutto. Questa è una tipica foto degli scaffali dei supermercati dove c'è veramente di tutto. È importante sapere che i negozi e i supermercati, come ogni altra attività, sono interessati ad incrementare i propri guadagni. E gli specialisti, che ci sono delle persone che studiano queste cose, quindi persone che lavorano nei dipartimenti di marketing, sono specializzati nelle vendite, studiano come noi ci comportiamo quando andiamo in questi posti. Quindi studiano quello che è il comportamento dei consumatori e di conseguenza sviluppano delle strategie per incrementare le vendite. Quello che è importante sapere è che gli articoli vengono collocati in maniera strategica. Quelli di prima necessità, quindi quegli articoli, quegli alimenti di prima necessità, si trovano in basso. Perché? Perché essendo di prima necessità li dobbiamo comunque trovare, quindi li cerchiamo, però li troviamo, quindi sono in basso. E quelli più attraenti, invece, quelli più cari, sono tendenzialmente all'altezza degli occhi e alla portata di mano di adulti e di bambini. Gli articoli primari vengono posti solitamente in fondo al negozio perché tanto comunque li dobbiamo trovare, o secondo un tracciato che è stato studiato con largo anticipo, questi fanno in modo che i consumatori debbano passare per forza davanti ad altri prodotti e di conseguenza si aumentano le possibilità che noi li compriamo, anche se in realtà non ci servono. Un'altra cosa che è importante sapere è che i prezzi non sono mai tondi. Si utilizzano i decimali perché il prezzo sembra più basso e perché sia più difficile confrontarlo con altri. Ritmi alti nella filodiffusione invitano a muoversi con celerità, mentre una musica dolce e lenta di solito ci stimola a rimanere più tempo nel negozio. In entrata, di solito all'ingresso, vengono messi spesso i prodotti che emanano dei profumi. Questo per attirare le persone, o addirittura si mettono delle essenze che diffondono dei profumi. Questo per attrarre più compratori, cioè per fare in modo che le persone siano attratte da questa cosa. E questa è un'altra cosa importante che dobbiamo sapere e che ci fa riflettere, no? Perché se ci pensiamo, quando passiamo davanti a un supermercato o comunque a un posto, un genere alimentare, spesso sentiamo un profumo, no? Di solito è il profumo del pane o il profumo del dolce, però i laboratori sono nel retro del negozio. Noi il profumo invece lo sentiamo all'entrata o addirittura già da fuori dalla porta. E se passiamo davanti a questi negozi o a questi supermercati con la fame, è finita, ci siamo già bruciati le calorie giornaliere. Andiamo un po' a vedere perché è importante l'informazione. Fortunatamente tutto questo non è irrimediabile, cioè possiamo porre rimedio, sempre che abbiamo le informazioni necessarie da poter usare ogni qualvolta ci troviamo in questa situazione. Ed è proprio grazie all'informazione che possiamo prendere le decisioni giuste per condurre quello che è il nostro stile di vita più salutare possibile.
perché non si tratta di quello che troviamo nei negozi, ma di quello che noi decidiamo di comprare. Ricordiamoci sempre che quando andiamo a fare la spesa, alla fine siamo sempre noi a decidere quello che mettiamo nel carrello. Queste sono due foto tipiche di bancarelle del mercato o del supermercato che sono molto invitanti, no? C'è abbondanza, ci sono un sacco di colori che viene voglia di comprare tutto. Però in questo caso è frutta e verdura, quindi ci sta che sono salutari. Andiamo adesso a parlare di un argomento bello tosto, che è come imparare a leggere le etichette. Quindi leggere attentamente l'etichetta di un prodotto ci permette di fare una selezione più giusta per il fatto di conoscere gli ingredienti e il valore nutrizionale. Quello che facciamo adesso è quello di condividere alcune informazioni che ci dà il nostro vicepresidente per la formazione nutrizionale Herbalife, che è il dottor Luigi Gratton. Il dottor Luigi Gratton ci dice che in questa lezione parleremo di una delle cose più importanti che dobbiamo sapere, che è come appunto imparare a leggere le etichette. La prima cosa da guardare in un'etichetta è la grandezza di una porzione. Facciamo molta attenzione a questa cosa, perché molte persone pensano che i valori nutrizionali scritti in etichetta si riferiscano all'intera confezione. Se ad esempio una confezione contiene due porzioni, dobbiamo raddoppiare tutto. Dobbiamo raddoppiare lo zucchero, il sale, i carboidrati e le calorie. Leggiamole bene le etichette. E non facciamoci trarre inganno dalla confezione, che spesso ha delle immagini salutari con dei colori salutari. I succhi di frutta, ad esempio, sono tipici di questo. Spesso però sono pieni di calorie e di zuccheri, il che vanifica ogni loro valore nutrizionale e vanifica anche la confezione che trasmette un messaggio salutare. E noi che cosa vogliamo di solito? Di solito quello che noi cerchiamo sono le proteine, le fibre e i carboidrati. In una parola unica, sono i cereali integrali. Vogliamo anche meno calorie, però meno grassi e meno zuccheri. Ma c'è dell'altro ed è qui che possiamo mettere a frutto tutto quello che abbiamo imparato finora. Quindi non limitiamoci a guardare soltanto i grassi in una porzione, ma anche quante calorie derivano da questi grassi. E non limitiamoci a guardare se ci sono gli zuccheri, ma occhio anche al fatto se ci sono dei dolcificanti aggiunti, perché a volte non c'è lo zucchero, proprio non c'è scritto la parola zucchero, ma questo zucchero è nascosto sotto forma di dolcificanti aggiunti. Come possiamo interpretare al meglio un'etichetta? Allora, gli ingredienti, questa ad esempio era una cosa che io non sapevo, gli ingredienti sono scritti in ordine di quantità contenuta, da maggiore a minore. Quindi gli ingredienti che sono contenuti in maggior quantità nel prodotto appariranno per primi nella lista e così di seguito. Se io ho in mano una confezione di succo di frutta e quando leggo la parola ingredienti, due punti, faccio un esempio, c'è scritto acqua, zucchero, sappiamo che di polpa di frutta dentro lì c'è ben poco, perché non è scritto fra i primi ingredienti. Per sapere, questo è un passaggio importante, quindi prendiamoci un po' di tempo per capirlo tutti insieme. Quindi per sapere se le calorie sono riportate correttamente, dobbiamo sapere che ogni grammo di carboidrati e di proteine contiene 4 calorie e ogni grammo di grassi contiene 9 calorie. Quindi, per ottenere il totale delle calorie, si sommano
Prima i grammi di proteine e carboidrati che indica l'etichetta e si moltiplicano per 4, cioè proprio si sommano le proteine e i carboidrati e si moltiplicano per 4. E poi si aggiungono i grammi dei grassi moltiplicati per 9. Come possiamo controllare un'etichetta? Spesso nelle etichette leggiamo queste parole, no? Che a volte vogliono dire tutto e vogliono dire niente. Quindi leggiamo diet, che vuol dire basso in calorie, leggiamo light, una delle parole più frequenti che troviamo scritti, no? Specialmente sui formaggi, sulle mozzarelle, sugli yogurt. Però andiamo a vedere adesso nello specifico che cosa vogliono dire queste terminologie. Quindi quando troviamo scritto basso in calorie, da sapere che ha fino a 40 calorie ogni 100 grammi se il prodotto è solido, oppure 20 calorie ogni 100 ml se il prodotto è liquido. Light, che cosa vorrà mai dire questa parola che troviamo spesso sui prodotti? Vuol dire che hai il 30% di calorie in meno o il 50% in meno di grassi alla versione naturale, quindi fa riferimento a quella che è la versione naturale. Basso in grassi, che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo un massimo di 3 grammi di grasso ogni 100 grammi di prodotto solido. Oppure 1,5 grammi di grassi ogni 100 ml se il prodotto è liquido. Senza grassi, anche qui una formula abbastanza frequente che troviamo scritti sui prodotti. Che cosa vorrà mai dire senza grassi? Senza grassi vuol dire che ha meno dello 0,5 di grassi per porzione. Senza zucchero, meno di 0,5 grammi di zucchero per porzione. Senza zucchero aggiunto, che cosa vuol dire? Spesso, anche questa, spesso troviamo, no, questa scritta sui prodotti senza zuccheri aggiunti. Vuol dire che non sono stati aggiunti zuccheri durante la produzione, quindi durante la lavorazione del cibo non sono stati aggiunti zuccheri. Può però contenere quegli zuccheri che sono naturalmente presenti, come il fruttosio e il lattosio. Basso di colesterolo, che cosa vuol dire? Vuol dire che ha meno di 20 mg di colesterolo e meno di 2 g di grassi saturi per porzione. Addirittura senza colesterolo, quindi quando troviamo le scritte senza colesterolo, che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo meno di 2 milligrammi di colesterolo e meno di 2 grammi di grassi saturi per porzione. Poi andremo a vedere cosa sono i grassi saturi, eh? Basso in sodio, massimo che ha 140 milligrammi di sodio per porzione. E senza sale, che è diverso dal basso in sodio, con meno di 5 mg di sodio per porzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un consumo di 5-6 grammi di sodio al giorno. E secondo lo stesso organismo, il consumo quotidiano in Italia è ahimè di 10-11 grammi al giorno, quindi ben oltre la raccomandazione di questo organo competente che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi cosa dobbiamo controllare su queste etichette? Dobbiamo controllare i carboidrati, di cui gli zuccheri, che è l'elemento fondamentale da controllare, è il contenuto di zuccheri. Quindi cerchiamo di scegliere i prodotti con meno di 25 grammi di zuccheri ogni 100 grammi di prodotto. E poi dobbiamo tenere controllati i grassi.
di cui quelli saturi. Spesso però le etichette riportano i grassi totali e invece separatamente quelli saturi. Quindi cerchiamo di limitare il totale dei grassi a meno di 5 grammi per 100 grammi, mentre per i grassi saturi dobbiamo cercare di trovare dei prodotti che abbiano meno di 2 grammi ogni 100 grammi di prodotto. Un'altra cosa da controllare, l'abbiamo visto prima, è il sodio, il sale. E spesso ci dimentichiamo di controllare questa cosa, spesso ci dimentichiamo di controllare il contenuto del sale. Sappiamo però che elevati livelli di sale sono frequenti nei cibi molto lavorati, che usano il sale sia come conservante, ma il sale viene usato anche come esaltatore del gusto. Troppo sale fa male. Quindi cerchiamo di limitare il consumo di cibi salati, ma soprattutto di non aggiungere sale nei cibi mentre li cuciniamo a casa o a tavola. Dovremmo scegliere cibi che contengono poco sale o per quelli che cuciniamo a casa, magari usare delle alternative che possono essere le erbe aromatiche o le spezie per dare sapore ai nostri piatti. Adesso condividiamo qualche informazione della nostra dottoressa Susan Bauerman, che è la dietista e consulente nutrizionale Herbalife, che ci dice che siamo ormai consapevoli dei principi legati al consumo di troppe calorie, che sono i grassi e i trasgrassi e gli zuccheri. Ora vorrei richiamare un pochino la vostra attenzione su un altro nemico dal quale guardarci nella nostra alimentazione, che è l'eccesso di sale. I motivi per cui dobbiamo preoccuparci sono reali. Perché? Perché è noto da tempo che una dieta con elevato apporto di sodio fa aumentare il rischio di pressione alta e di infarto. E visto che i cibi molto spesso sono ricchi di sale, spesso ne assumiamo troppo. Il sale, ragazzi, ci piace. Il sale è buono e ci piace e non serve solo a dare sapore ai cibi, ma il sale serve anche, magari questa è una cosa che non tutti sanno, magari serve anche a rendere i dolci, scusate, serve a rendere dolci i cibi che diventano ancora più dolci, tanto è vero che a volte il sale si mette anche nelle torte. Alcune persone mettono addirittura il sale sulla frutta. Poi il sale rende i cibi amari meno amari. E il sale può addirittura rendere più intenso il profumo di quello che mangiamo. Anche questa era una cosa che io non sapevo. Secondo le direttive alimentari, un pochino quello che abbiamo visto prima, i più recenti studi dicono che dovremmo mangiare non più di 2.300 mg di sale al giorno, l'equivalente di un cucchiaino. Chi ha più di 50 anni ne dovrebbe consumare non più di 1.500 al giorno. Un'impresa difficile se consideriamo che un americano medio ne consuma più del doppio. Ma la maggior parte del sale che mangiamo non proviene dal fatto che lo usiamo per cucinare, ma proviene dai prodotti che vengono lavorati in maniera industriale, perché contengono talmente tanto sale che anche se non usassimo noi per niente il nostro sale da cucina durante tutta la giornata, ne assumeremmo comunque più del dovuto. Mangiamo tantissimo sale. Il sale lo troviamo nei formaggi lavorati, nelle carni scatola, nelle salse, nei condimenti, negli snack e nelle zuppe già pronte. Il sale viene poi nascosto in cibi che non sembrano nemmeno così salati. Ci sono panini che contengono 400 mg di sodio, formaggio fresco
tipo la ricotta, ci sono dei tipi di ricotta che contengono più sale di una porzione di patatine fritte e un bel po' di cereali anche con tantissimo sale, più di 200 mg a porzione. Mangiare al ristorante sicuramente non aiuta, anzi, rappresenta una doppia minaccia, perché di solito i cuochi hanno un pochino la mano pesante e le porzioni soprattutto tendono a essere enormi. Ad esempio, se quando andiamo al ristorante mangiamo una costata di maiale, questa può contenere tanto sodio quanto ne consumiamo in 2 giorni. Lo possiamo trovare in una sola costata. Dobbiamo fare attenzioni però anche alle insalate, che dal nome sono apparentemente salutistico e possono essere invece una trappola perché ricche di sale. Quello che possiamo fare quindi per ridurre l'apporto di sale è quello di ridurre il consumo di cibi lavorati e di leggere bene le etichette e di cibi come il tonno, i cereali e le verdure, privilegiamo le versioni a ridotto contenuto di sale. Teniamo presente che minori sono le lavorazioni a cui un cibo è sottoposto e minore sarà il contenuto di sale. Ad esempio, l'avena secca schiacciata al naturale non contiene sodio, mentre in alcuni casi dell'avena normale può addirittura arrivare a 250 mg a confezione. Il petto di tacchino, ad esempio, fresco, arrostito, il petto di tacchino, quello che si compra fresco a fette, contiene naturalmente 15 mg di sodio per 30 grammi circa di petto di tacchino affettato. Mentre quello confezionato che troviamo in busta, quello in busta che troviamo al supermercato, ne ha addirittura più di 20 volte tanto, quindi questa è un'altra dimostrazione del fatto che è meglio comprare le cose il più possibile fresche e sempre meno lavorate industrialmente. E per quanto riguarda l'andare fuori a mangiare, cerchiamo di scegliere i piatti con le preparazioni più semplici, la carne, il pesce e il pollame alla griglia, le verdure al vapore, ma tuttavia la cosa migliore sembrerebbe che resti quella di cucinare a casa. Adesso entriamo in un altro argomento bello importante, che sono i grassi. Ma questi benedetti grassi sono necessari? Quindi stasera lo scopriremo. Intanto andremo a capire e a imparare a distinguere quelli che sono i grassi buoni dai grassi cattivi. Però i grassi, anche loro nella giusta dose, servono. Perché? Perché sono una riserva di energia, perché servono per il trasporto e la conservazione di sostanze liposolubili, come ad esempio la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E e la vitamina K. Servono da isolante termico e proteggono i tessuti e gli organi. E quelli invece che dobbiamo evitare sono i grassi saturi e gli acidi trasgrassi. Quelli necessari, quindi quelli buoni, sono gli acidi grassi monoinsaturi e poliinsaturi. Andiamo a vedere adesso come possiamo riconoscere e dove troviamo i grassi saturi e i trasgrassi che abbiamo visto prima sono quelli che fanno male, quindi sono i grassi per intenderci quelli cattivi. Dove li troviamo? Allora, i grassi solidi, presenti principalmente in prodotti di origine animale come le carni rosse, il burro e i formaggi grassi. Un elevato apporto di grassi saturi è una delle principali concause dei problemi cardiovascolari. I transgrassi, invece, sono prevalentemente presenti nei grassi di origine vegetali che sono stati chimicamente lavorati,
da un processo che trasforma gli oli liquidi in grassi semisolidi. Come per i grassi saturi, un apporto elevato di transgrassi può aumentare il rischio di colesterolo alto e malattie cardiovascolari. Quindi importante è limitare, come dicevamo prima, il consumo di cibi lavorati, perché sono quelli la principale fonte che contengono i transgrassi. Andiamo a vedere invece adesso un'altra categoria di grassi che fanno sempre parte dei grassi buoni, e sono i grassi insaturi e gli acidi grassi, ovvero gli omega 3, i famosi omega 3 di cui sentiamo tanto parlare. Anche questi sono i grassi buoni. Andiamo a vedere i grassi insaturi, dove li troviamo. Quindi si chiamano grassi insaturi i grassi buoni. Sono presenti in prodotti come l'olio d'oliva, l'avocado, i pesci grassi, la frutta in guscio e i semi. Questi grassi hanno un effetto positivo sui livelli di colesterolo e sono considerati benefici se assunti con moderazione. Gli acidi grassi, gli omega 3 e gli omega 6, hanno in realtà molti benefici per la funzionalità cerebrale, per la pressione sanguigna, per la funzionalità cardiovascolare, per il colesterolo, per le articolazioni e per la vista. Adesso andiamo a condividere qualche informazione sempre della nostra dottoressa Susan Bauerman che riguarda i condimenti, nello specifico l'olio. Andiamo un po' a scoprire questo olio, come usarlo al meglio. Allora, se volessimo seguire una dieta bilanciata e non aggiungessimo nemmeno una goccia di olio a quello che già mangiamo, probabilmente riusciremmo comunque a mangiare i grassi di cui il nostro organismo ne ha bisogno. Data l'enorme vastità della varietà degli oli, può essere difficile scegliere l'olio migliore. Una cosa da tenere in considerazione quando scegliamo un olio è l'apporto calorico. I grassi sono in assoluto la fonte più concentrata di calorie e quindi è bene farne un uso ridotto. In realtà non esiste una grande differenza di apporto calorico fra i vari tipi di oli, cioè tutti gli oli non c'è una grande differenza a livello di calorie fra tutti gli oli, perché contengono tutti circa 130 calorie a cucchiaio. Quello che dobbiamo sapere e che è importante sapere è che non esistono oli light. L'olio di oliva, ad esempio, a volte troviamo scritto olio di oliva leggero, si chiama così semplicemente perché ha un gusto leggero, ma il suo apporto di calorie è lo stesso della versione più robusta. La cosa invece che dobbiamo guardare, che determina la qualità di un olio, sono due le caratteristiche che determinano la qualità di un olio, sono due. La prima è la qualità dei grassi che contiene e la seconda è il sapore. La maggior parte degli oli vegetali sono insapori. Gli oli più saporiti sono quelli di sesamo, di mandorle o di noci e possono dare un gusto spettacolare ai nostri piatti, poiché sono talmente saporiti che ne bastano poche gocce e soprattutto non gravano sul nostro apporto calorico. L'olio di oliva in genere invece è il più versatile e il più consigliato semplicemente perché contiene grassi insaturi che sono salutari per il sistema cardiovascolare.
L'unico altro aspetto che dobbiamo considerare è il calore usato nella preparazione. Gli oli variano tra di loro in base alla quantità di calore che possono sopportare prima di cominciare a produrre fumi. Quando abbiamo una ricetta che prevede di far saltare in padella un cibo con dell'olio, non siamo obbligati a usare l'olio, ma delle valide alternative, qui rientriamo nella categoria lezioni di cucina, stiamo condividendo delle lezioni di cucina, una valida alternativa all'olio può essere l'acqua, il brodo, il vino bianco e il succo di frutta. E soltanto alla fine possiamo aggiungere qualche goccia di olio aromatico, come abbiamo sentito all'inizio, che può essere l'olio di noce o l'olio di sesamo, che appunto perché lo usiamo in poche gocce, abbiamo anche la certezza di non sforare con quelle che sono le calorie. Una delle soluzioni per quanto riguarda il discorso che abbiamo visto prima degli omega è il nostro Herbalife Line Max. Che cos'è? E quali sono i benefici di Herbalife Line Max? Lo vediamo in questa foto che con una capsula al giorno contribuiamo alla normale funzione cardiaca, contribuiamo al mantenimento della normale capacità visiva e al mantenimento della normale funzione cerebrale. Con 4 capsule al giorno facciamo tutto quello che abbiamo visto prima, quindi contribuire alla normale funzione cardiaca, alla capacità visiva e alla funzione cerebrale. In più abbiamo un mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue. Con 5 capsule al giorno abbiamo tutto quello che abbiamo visto prima. E in più andiamo ad avere un mantenimento di una normale pressione sanguigna, quindi influisce anche su quello che è la pressione sanguigna. Andiamo adesso a vedere come possiamo imparare a ridurre le porzioni. Andiamo a vedere qualche barbatrucco per ridurre le porzioni quando mangiamo. Intanto possiamo usare piatti più piccoli. Se usiamo i piatti piccoli tipo quelli della frutta, già con un paio di cucchiaiate di cibo il piatto è già pieno e quindi questa è un'ottima strategia. Portare a tavola il cibo già nei piatti e non magari portare la pentola o comunque l'insalatiera direttamente a tavola, perché questo ci porta magari, siccome siamo comodi, siamo seduti, abbiamo così come posso dire, abbiamo la possibilità di attingere all'insalatiera o alla pentola direttamente, quindi magari rischiamo di riempire il piatto 2 o 3 volte. Dovremmo mangiare lentamente perché quando mangiamo in fretta il cervello riceve il segnale che siamo sazi troppo tardi, quindi quando abbiamo già mangiato molto di più di quello che ci serve. E poi dovremmo evitare le distrazioni mentre si mangia, quindi magari evitare di avere la televisione accesa, di guardare il cellulare, di guardare un giornale, perché a volte capita che quando mangiamo facciamo mille altre cose, quindi questo non è strategico per ridurre le porzioni quando mangiamo, perché siamo distratti e non ci rendiamo conto di quanto stiamo mangiando. E poi mangiare sempre a tavola. Spesso capita che si mangia un po' di qua, un po' di là, si spizzica un boccone di qua, un boccone di là, invece la soluzione migliore sarebbe quello di mangiare sempre seduti a tavola. E adesso c'è lo spazio per le domande, quindi è il vostro momento. Se qualcuno di voi ha qualche domanda, la può semplicemente scrivere, così magari può essere di aiuto a tutti. Quindi adesso aspettiamo che qualcuno fa qualche domanda. Vedo che c'è già qualcuno che sta scrivendo. Bene, adesso do il tempo di finire di scrivere.
Abbiamo Cristina che ci chiede che cosa sono le sostanze, quelle che avevamo visto prima nei grassi, che cosa sono le sostanze liposolubili. Le sostanze liposolubili, quelle che abbiamo visto prima che trasportano la vitamina A, la vitamina K, la vitamina D, sono le sostanze che si sciolgono nei grassi, a differenza delle sostanze idrosolubili che sono quelle che si sciolgono nell'acqua. Questa è la risposta per Cristina. Bene, poi un'altra domanda. Abbiamo Angela che ci chiede qual è, aspettate che leggo, quindi qual è l'olio più consigliato da usare in cucina? Ma Angela, come dicevo prima, in realtà non c'è un olio migliore di un altro. Abbiamo visto prima che la cosa più importante da controllare in un olio è semplicemente la qualità dei grassi che contiene, perché comunque abbiamo visto che le calorie sono quelle per tutti gli oli. Allora, poi c'è Giulia che chiede come faccio a controllare i grassi, gli zuccheri e le calorie nelle ricette delle torte e dei dolci. Ma tendenzialmente le ricette che ci sono quando facciamo un dolce, immagino in casa, quindi abbiamo sempre la quantità, cioè sappiamo quanto zucchero stiamo usando e quanto grasso stiamo usando, se sotto forma di burro o se sotto forma di olio. Quindi semplicemente quello che possiamo fare è il calcolo che facciamo, quello che facevamo prima. Ci sono anche delle ricette, se non tutte, però ci sono anche delle ricette che danno queste informazioni. Bene, adesso aspettiamo un altro attimino per vedere se c'è qualcuno che ha qualche altra domanda. Bene, non ci sono più domande, quindi, ok, non ci sono più domande, è ufficiale. Allora, quello che, aspettate, quindi, quello che è questo percorso Benessere Herbalife sono delle serate informative online, quindi con la comodità di poterle seguire tranquillamente da casa, e servono per approfondire la realtà Herbalife. Per le persone che magari ci seguono per la prima volta e magari non usano ancora i nostri prodotti, quindi per te che magari sei collegato la prima volta e non hai ancora provato la nostra colazione, puoi richiedere una prova, puoi chiedere alla persona che ti ha invitato a seguire questa serata una prova della nostra colazione bilanciata, e la prossima settimana parleremo di, l'argomento della prossima settimana è come avere una buona digestione e l'importanza delle fibre, queste fibre che sono tanto trascurate e che si pensa che servano solo per andare in bagno. La prossima settimana ne scopriremo delle belle.